Raramente avviene che io arrivi in ritardo, anzi quasi mai, quindi cari giovani non imparate da me oggi perché questi 8 minuti di ritardo purtroppo mi pesano, no? Perché è arrivata Sua Eccellenza, sono arrivate le massime autorità, il Presidente della Commissione Pari Opportunità, ho ancora il fiatone perché sono venuto di corsa, ma mi scuso veramente. Imparate il valore della puntualità, della precisione, perché è un valore importante che si sta perdendo e che per me invece è fondamentale nel mondo del lavoro, nei rapporti umani e in tutto quello che si fa giornalmente. Io oggi ho voluto essere presente e ringrazio veramente in maniera sentita e appassionata il Presidente della Commissione Pari Opportunità, Carla Minacci, per aver organizzato un evento da una tematica estremamente attuale, una tematica che cresce purtroppo nella sua pericolosità, in maniera serpeggiante, in maniera silente, spesso scarsamente visibile e difficilmente identificabile, specialmente alle sue origini, che sono origini che affondano, come vedremo tra poco, nella prospettiva, nella percezione, nella sensazione della donna da tempi molto remoti, che affondano proprio le radici nel passato ancestrale, addirittura nell'epoca precedente alla nascita di Cristo. Vi farò alcune testimonianze per farvi capire quanto questo problema sia vecchio, ma purtroppo anche nuovo, e soprattutto che si evolva continuamente. Ringrazio per la presenza le massime autorità, a partire, come dicevo, Sua Eccellenza il Prefetto Berardino, per la sua presenza insieme alle forze dell'ordine, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Signor Questore e tutti gli altri validissimi esperti che oggi vi relazioneranno. Quindi le credenze, le tradizioni popolari hanno portato, hanno fatto serpeggiare nei secoli l'idea che la donna fosse inferiore, fosse un elemento debole della società, un elemento inferiore. Ecco, su questo mi vorrei soffermare. Lo diceva Platone, pensate, voi avete studiato, state studiando, che le donne sarebbero una reincarnazione degli uomini inferiori. Lo diceva Aristotele, il grande filosofo, che diceva che le donne non erano nient'altro che maschi menomati. Lo diceva Sant'Agostino, la donna deve essere sottomessa per ragioni sessuali e corporali. Per San Tommaso essa è semplicemente un maschio mancato. Come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli ai mariti in tutto, dice San Paolo. Tertulliano, abbiamo scomodato anche Tertulliano. Chi è che di voi sa chi è Tertulliano? Nessuno. Ecco, quindi anche lui abbiamo scomodato. E descrive la donna come la porta del diavolo. Mentre Sant'Ambrogio risponde così alla domanda se sia stato più colpevole Adamo o Eva. Sicuramente Adamo, perché la donna dalla sua aveva la scusante della stupidità. Questo per farvi capire quanto veramente dobbiamo combattere, dovete combattere, dobbiamo creare interazioni e sinergie affinché si combatta con tutte le nostre forze questa mentalità che è radicata, geneticamente intrinseca al nostro modo di essere, non per nostra colpevolezza diretta, ma per i motivi che appunto vi sto elencando e vi sto denunciando. Ecco perché la battaglia è forte e una giornata come quella di oggi è importantissima per tutti noi, soprattutto per tutti voi, carissimi giovani, che rappresentate più che il presente, che è ovvio, ma soprattutto il futuro. Il futuro, le vostre generazioni sono quelle che, grazie all'apprendimento di quello che è stato, potranno evitare che simili errori si ripetano, che simili considerazioni vengano ripetute, che simili concezioni vengano portate innanzi. Avete una forza incredibile. Se capite questo e partite da questo presupposto, abbinando alla conoscenza, alla consapevolizzazione, alla cultura, una nuova proiezione verso il futuro, potrete veramente sanare questo difetto, questo malanno, questo cancro del modo di percepire la società che affonda, come dicevo, le radici del passato. Ecco perché oggi dovete stare molto attenti, non soltanto qui dentro, ma soprattutto quando sarete usciti, per portare questo messaggio al di fuori di qui, per fare in modo che come un'onda si propaghi e permei la società, le nuove generazioni, verso il futuro. Anche il Corano non è che risparmi la concezione della donna, quindi non si tratta di religione. Io sono molto religioso, cattolico, cristiano praticante, ma vi devo far vedere la verità, la realtà così com'è, perché possiate aggrapparla e farne tesoro. Il Corano diceva che gli uomini occupano una posizione gerarchica superiore, perché Allah ha prescelto alcuni esseri sugli altri, ovviamente riferendosi alla donna, è evidente. E lo diceva in un punto preciso,
che ovviamente chiunque fosse interessato può andarselo a vedere personalmente. Io sto dicendo cose reali, cose che vengono dal passato e che sono purtroppo anche nel presente. Nel mondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità identifica in maniera chiara ed inequivocabile la violenza contro la donna come un problema di salute pubblica di proporzioni enormi, oltre che una grossa violazione dei diritti umani, con gravi impatti sulla salute fisica, mentale e addirittura riproduttiva della donna. Chiunque di voi sa che l'Italia purtroppo sta attraversando dal punto di vista demografico un problema che non è tipicamente italiano, ma che purtroppo è tipicamente europeo, la natalità inversa. Che vuol dire? Vuol dire che nascono meno persone di quante non ne muoiano. Vuol dire quindi che per ogni giovane ce ne sono 5, 6, 7 che progressivamente crescono. Ci stiamo invecchiando, stiamo diventando una popolazione anziana. A Grosseto ci sono 20.000 over 65, sopra i 65 anni. Ecco quindi perché è importante anche valutare questo aspetto e l'impatto negativo che molto spesso la società ha sulla donna e sulla sua capacità di riprodursi. Non lo dico io, lo dice l'OMS. L'OMS dice che il 35% delle donne ha sperimentato almeno una volta nella vita una violenza sessuale, fisica o psicologica, perché poi la violenza, questo mostro spaziale, non si identifica facilmente. Uno schiaffo si identifica, ma ciò che serpeggia tutti i giorni in maniera silente, in casa, a volte anche i genitori che vivono in casa, o i nonni dei genitori che vivono in casa, o le persone più vicine non si accorgono di questa violenza che serpeggia all'interno della famiglia, all'interno delle nostre dei nostri caposaldi della società. Pensate quanto è difficile capire ed identificare quindi il problema. In Italia sono 2,5 milioni le donne, il 10,1%, che nel corso del 2022 riferiscono di vivere attualmente situazioni di violenza psicologica, subendo atti di controllo da parte di persone vicine, denigrazione, umiliazione. Mentre circa 12 milioni, pari al 50,4%, hanno sperimentato questo tipo di violenza nel corso della propria vita. Tali atti vengono perpetrati soprattutto da conoscenti, da amici a cui ci confidiamo, a cui ci riferiamo, a cui diciamo i nostri segreti per cercare aiuto, porgendo la nostra mano, cercando dall'altra parte di averne una che ti riceva e ti stringa forte. Da loro veniamo pugnalati spesso alle spalle, lo dicono le statistiche, non il sindaco. Quindi tali atti vengono perpetrati da conoscenti per il 34,2%, da familiari conviventi per il 25,4%, dal partner per il 25,1%. Imparate queste statistiche e fatene tesoro. Esistono tante forme di violenza, e mi avvio alla conclusione perché persone molto più autorevoli di me poi sapranno relazionarmi sicuramente in maniera più dettagliata. Il revenge porn. Tutti voi conoscete i social, chiunque di voi passa 8-9 ore al giorno davanti ai social, non mi dite di no perché tanto so che è così, perché lo dicono le statistiche e lo fanno anche con gravi ripercussioni psicologiche, anche dal punto di vista sessuale, anche da tanti altri punti di vista relazionali, ma tanti stanno appunto sui telefonini. State attenti a quello che rimane impresso sul digitale, a livello telematico, perché una delle principali cause di diverbio, di dissidio, anche dal punto di vista giuridico, deriva appunto dall'utilizzo improprio di questi strumenti che sono sì forieri di aperture del mondo della conoscenza in tempo reale, immediato, ma sono anche molto pericolosi e bisogna imparare molto bene a saperli gestire e soprattutto a sapere che cosa si fa, che cosa si lascia, le tracce che sono indelebili, che un giorno potrebbero essere riutilizzate. Molto spesso contro le donne ferite, contro le donne punite da relazioni ovviamente in cui sono state soccombenti. Quindi molto è stato fatto, va riconosciuto il codice rosa che è stato istituito nel 2010, che è un percorso, diciamo, di facilitazione di accesso al pronto soccorso, che è riservato a tutte le vittime di violenza in generale, soprattutto le donne, ma anche bambini, persone fragili. È rivolto a donne che subiscono violenza di genere, si parla addirittura, è stato coniato un termine, di percorso per le donne che subiscano violenza, cosiddetto percorso donna. Mentre per le vittime di violenza causata da vulnerabilità o discriminazione vi è il cosiddetto percorso per le vittime di crimini d'odio. Quindi ci sono degli strumenti esistenti, malauguratamente doveste averne bisogno, speriamo di no, sapete appunto a chi rivolgervi.
Poi nel 2019 è stato istituito il codice rosso. La legge deve il suo nome alla misura che prevede l'introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce, ma soprattutto per le indagini che riguardano i casi di violenza, perché molto spesso la sicurezza, la giustizia non vanno di pari passo in termini di velocità di attuazione. In questo caso si è agito su questo. Quindi, come avviene nel pronto soccorso, in sintesi, per i pazienti che necessitano di un intervento immediato. Quindi, dal punto di vista procedurale, viene previsto che la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, e il pubblico ministero, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Questo è un piccolo flash che vi fa capire che anche dal punto di vista della giustizia, giuridico normativo, si sta cercando di fare qualche cosa, si sta cercando di sopperire a delle lacune che a volte si ripercuotono ovviamente ed evidentemente negativamente nei confronti delle donne che già hanno subito il danno e in più si trovano anche a essere perseguitate da una lentezza che ovviamente le affligge ancora di più. Quindi c'è un'ulteriore novità, e arrivo alla conclusione, che è introdotta dal punto di vista giuridico, che è l'allungamento dei tempi per sporgere la denuncia, quindi la vittima non ha più i 6 mesi come in passato, ma adesso dispone di 12 mesi di tempo per riflettere, per ripensare. Perché molto spesso quello che avviene, ed è questa un'altra cosa che dovete imparare a sapere individuare, è che a seguito di una violenza, a seguito di un qualche cosa di tremendo, di devastante, vi è il pentimento, non c'è la reazione immediata, prevalgono i sentimenti positivi il giorno dopo, quando magari ci si scusa, quando magari ci si avvicina, quando si fa una cena correttiva o si fa un viaggio, ci prendiamo una settimana, via, ci ricomponiamo. Quindi a volte si tende a perdere e a velocizzare il tempo di perdita della memoria del fatto occorso. Non vi fate ingannare da questo. La legge ci ha pensato, pensateci quindi anche voi. Detto questo, credo di aver detto abbastanza. Adesso, dopo di me, parleranno persone molto autorevoli, molto preparate, ma come avrete visto, io sono molto sensibile a questa questione, soprattutto perché riguarda voi giovani, riguarda le nuove generazioni. Io sto combattendo tante battaglie sui disturbi alimentari, su tante cose, adesso non voglio riempirvi la testa di tante nozioni, ma questa è una cosa fondamentale, perché riguarda le famiglie, il nucleo fondante della società. Le relazioni che si hanno intrinsecamente alla società e alla famiglia riguarda tutti voi, speriamo di no, ma state attenti, perché se imparerete a riconoscere i primi sintomi di questo male, di questo cancro della società, sicuramente saprete stirparlo con i tempi giusti e non soffrirete tanto come tante persone che purtroppo ho conosciuto ho visto soffrire. Grazie a tutti.